sul ghiaccio Shafik Besseguet. E la Francia oggi ha da, anche loro devono aspettare fino alla fine, perché hanno due atleti in carica così per andare sul podio, in corsa per il podio, Brian Joubert, Flora Amodio, insomma grande lavoro per la squadra francese. Triplo il Tolup, non quadruplo. Va bene, triplo Axel. Non va invece Lutz, solo doppio. Anche questa è una scelta particolare. Particolarissima, eh? Tutte queste musiche molto elettroniche. Nel loop. Triplo Axel, step out sull'arrivo. Triplo flip, doppio tolup, doppio tolup. Triplo salto. Doppio Axel, doppio Tolup.
Shafik Besseghier, sì, sostenuto dal pubblico, ma anche in questo caso lui che si era già tanto rammaricato che alla fine non aveva inserito il quadruplo nella combinazione dello short program, voleva farlo qui, ma anche qui evidentemente non c'è riuscito, non se l'è sentita, non c'è riuscito. Questo gruppo sta un po' rinunciando al quadruplo, eh? Sì, che sono annunciati, no? Però poi sì, alla fine sono annunciati, ma fino adesso abbiamo visto un po' di freno a mano su questo quadruplo. Del resto probabilmente a volte può essere una sensazione, a volte una strategia, Franca, sì, probabilmente. Certamente, certamente. Guarda, in generale questo sistema diciamo che premia il programma senza errori, quindi la strategia del un po' più facile ma senza errori. Certo, quando poi tu vai a competere per il podio non c'è storia che tenga, cioè, esatto, lì la vedo difficile non metterlo, no? No, perché comunque non raggiungi i punti necessari per riuscire a competere se non lo inserisci, quindi devi prenderti il rischio per forza. A Modione ha inseriti due, cioè due quadruplo Salkov, il primo in combinazione col doppio tolo con l'altro semplice. Fernandez 3, sì. Sì, c'è un... Sì. Quadruplo Tolup, quadruplo Salkov in combinazione col triplo Tolup e quadruplo Salkov. E poi abbiamo Joubert, cioè, che ne ha due. Cioè abbiamo praticamente, quando leggiamo queste, anche Bresina ne annuncia due. Ne annuncia due, esatto. Koftun credo due. Voronov per quello che riguarda due. E vedi, insomma, ci sono tutti. Adesso controllando ce li hanno tutti. Sì. Allora, Joubert ne annuncia uno solo, ma poi tanto vedrai che ci sorprende sempre. Esatto. Eh sì, Koftun ne annuncia due. Guarda, stiamo attenti perché Joubert ha delle doti sempre da guerriero. Ecco il gladiatore. Ed è quello con più esperienza, per cui... Ma ci possiamo aspettare la grande sorpresa? Ma stiamo attenti, vediamo. Intanto avete visto il punteggio per Shafik Besseghier, 122-74 per quanto riguarda il suo free, mentre per quanto riguarda il totale è di 189-67, nel free ha avuto 59-24 per il tecnico e 63-50 per il component.